Nelle prime ore del mattino di oggi, a Gioia Tauro, i militari del comando provinciale di Reggio Calabria, collaborati in fase esecutiva dallo squadrone riportato cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla direzione distrettuale antimafia Regina nei confronti di Domenico La Rosa, di anni 27, Vincenzo La Rosa, di anni 25, e Fabio Sacco, di anni 24, soggetti ritenuti vicini alla cosca di 'Ndrangheta Piromalli di Gioia Tauro. In quanto ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di tentata estorsione in concorso, sequestro di persona, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo, lesioni aggravate ed illecita concorrenza con minaccia e violenza, con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'utilizzo del metodo mafioso. Gli arresti giungono all'esito di un'articolata indagine avviata a partire dal mese di settembre 2017 dalla Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Lo scopo è di far luce su un'escalation criminale consistita nella commissione di diversi tentativi di estorsione compiuti dagli odierni indagati nei confronti delle società di logistica e trasporto Atre Express SRL e GLS SPA, mediante reiterate minacce, anche con l'uso delle armi, e ripetute violenze ai danni degli autisti corrieri delle società di distribuzione merci per impedirgli l'effettuazione di consegne nel territorio di Gioia Tauro e nei comuni di limitrofi, se non avvalendosi della Marsal SRL, azienda di fatto gestita dagli indagati fratelli La Rosa, affinché quest'ultima potesse acquisire il monopolio economico mediante l'illecita concorrenza nel settore della consegna merci nell'intera piana di Gioia Tauro.